Ritrovati a tutti da Ankara. Qui si è aperta una nuova stagione politica, sociale ed economica. Innanzitutto la pandemia da coronavirus continua a destare grosse preoccupazioni e nuove misure di contenimento sono state dettate. Tra queste la limitazione di movimento dei giovani fino ai 20 anni, degli adulti over 65, e la chiusura di bar e ristoranti e l'applicazione di un soft lockdown durante fine settimana. Per quanto riguarda l'aspetto politico, sì, abbiamo assistito nelle ultime ore a una nuova retorica del presidente Erdogan, lui stesso ha affermato che il futuro della Turchia si trova in Europa. Quindi una grandissima importanza accordata al legame con Bruxelles e, come dire, strategicamente questa retorica avviene a poche settimane dal Consiglio d'Europa che a dicembre dovrà decidere o meno sull'applicazione delle sanzioni alla Turchia. Dal punto di vista economico, dopo le dimissioni del ministro, nonché genero di Erdogan, Berat Albayrak, la nuova carica è stata ricoperta da Lutfi Elvan, uomo noto e fedelissimo al presidente Erdogan, noto alle file del governo, già ministro delle infrastrutture. Parallelamente, a livello di governatorato della Banca Centrale, si è assistito a una ripresa, quindi a una nuova strategia, a nuove manovre. Qualche giorno fa i tassi di interesse sono stati aumentati di 4,75 punti percentuali, il che ha portato a una ripresa della valuta turca. Queste mosse sono per certi aspetti attese e per certi aspetti inaspettate, proprio perché contraddicono la filosofia perseguita fino adesso dal presidente Erdogan, cioè quella di non toccare i tassi di interesse. Lo stesso presidente però si mostra alquanto preoccupato per quanto riguarda le condizioni del mercato turco e ha affermato in più di un'occasione che ogni manovra sarà finalizzata a consolidare la credibilità del mercato turco nei confronti degli investitori e a ridurre il tasso di inflazione già a doppia cifra. Dal punto di vista internazionale, nuovamente si registra un certo attivismo. A Cipro Nord, il presidente Erdogan e il suo alleato politico Devlet Bacheli hanno avuto una colazione in occasione del 37° anniversario della fondazione della Repubblica di Cipro Nord. Hanno avuto appunto questa colazione nel territorio conteso di Varosha, che da poco è stato riaperto. E sostanzialmente Erdogan ha fatto una dichiarazione importante, sottolineando che la soluzione per l'isola di Cipro si deve basare sulla costituzione di due entità statali indipendenti e sovrane. Per quanto riguarda anche il posizionamento della Turchia nel Caucaso, assistiamo a quello che è stato il modello perseguito sia in Libia che in Siria di allineamento appunto con la Russia, quindi di mediazione con la Russia finalizzato al consolidamento della pace. Proprio negli ultimi giorni il Parlamento di Ankara ha approvato anche l'invio di una missione di peacekeeping nei territori contesi tra Azerbaigian e Armenia. Insomma, un grande attivismo, come sempre, grande carne sul fuoco da queste parti ad Ankara, nonché da ultimo il blocco del vassello turco da parte delle forze greco e delle forze tedesche in seno all'operazione Irini, che ha portato anche l'ambasciatore italiano, tedesco e greco ad essere richiamato dal Ministero degli Affari Esteri turco. Da Ankara per ora è tutto, un caro saluto.